la prima vera mostra che Lucca dedica a suo marito, in quella Lucca in cui presentò per la prima volta la rivolta dei Racchi, esatto, premiato con lo Yellow Kid, sì. Una città che finalmente tanti anni dopo li rende omaggio, forse troppi anni dopo. No, non vuol dire, per carità, anche perché noi abbiamo avuto un percorso talmente lungo con la Francia, perché la Francia l'ha adottato, ha cambiato addirittura il cognome, Biselli, non sapevano dire Bugelli, non lo so, insomma, ma addirittura lo hanno preso come francese, diciamo, non sei italiano, tu ormai appartieni a noi. Ah, perché la Francia è più vicina a temi che Guido, per esempio la rivolta, i labirinti, Zizelù, sono più storie. Gli italiani avevano paura, non le pubblicavano perché avevano paura. Senza guardare al contesto, voglio dire, guardavano l'immagine e l'immagine li impauriva. So cose parla sempre dei mostri di Buzelli. In realtà sono delle visioni, sono a volte surreali, altre volte trovano altra ispirazione. Certo. Ma com'era vivere accanto a un uomo così fatto? Cioè solo sul lavoro e nella sua creatività riportava queste visioni o no, quotidiano? Era un uomo prima di tutto molto intelligente, lucido. Adesso io non amo dire, sai, un genio come dicono tutti, anche se lo era ovviamente, però guardo il lato, il côté umano di Guido era un uomo generosissimo, non criticava mai per esempio gli altri. Questa era una cosa che mi stupiva. Per esempio, portavano dei disegni a far vedere, Guido trovava sempre qualcosa di bello. Io ancora ho in archivio i disegni fatti dai bambini. I bambini dicevano, adesso faccio il ritratto di Guido. E io dicevo, vabbè, adesso questo, c'ho tanto di quella roba da mettere in archivio. Guido, no, assolutamente, non si distrugge mai un disegno. Questa è una cosa che pochi hanno, credo. Ma si sente nel proseguire il percorso anche culturale. Certo, ho fatto l'associazione Guido Buzelli proprio perché lui rimanga, perché lui rimarrà sempre. Voglio dire, conta nel panorama del nostro lavoro, penso che conti Buzelli. Gli amici che sono entrati in questa associazione aiutano a tenere vivo il ricordo di Buzelli. E anche fatto per i giovani, questa cosa, i giovani devono vedere. Per esempio queste cose di Repubblica raccontano la storia d'Italia, di quel periodo, se guardiamo bene, gli anni Ottanta sono lì, insomma, penso che non siano cose inutili. Ma quella creatività che è appartenuta a suo marito, insomma, e che si vede anche nei lavori che sono in mostra, in qualche modo guardandosi attorno, lei oggi la rivede in qualcuno o no? Sono cambiati i tempi, è tutto diverso, capisci? Guido aveva un grande amore, per esempio noi parlavamo, lui disegnava, cioè non è che lo faceva per lavoro, lo faceva perché gli piaceva. Io adesso sto parlando con lei, Guido avrebbe già disegnato la sua faccia, avrebbe trovato un tic in lei, così come faceva con tutti, quando parlava con gli editori, l'editore diceva, Buzelli guarda vorremmo una cosa così, Guido già la faceva, ma come l'hai già fatta? No, Guido, momento, dice Guido, questo è un appunto, molti scrivono gli appunti, io disegno, hai capito? Oggi lavorano col computer, io stessa lavoro col computer, mi piace moltissimo, però è un'altra cosa. È un tipo di linguaggio. Un'altra cosa, su.